og Guður er sæmdu þann sið að ég skuli deyja einn og yfirgefin. Malagar, kam er fæti maguja. A wellnec pakja in intlatoli. Professore, come definirebbe i nostri antenati che vivevano sulla Terra? Bah, direi totalmente scemi. Dal punto di vista morfologico sono piuttosto simili a noi, ma esteticamente direi che sono abbastanza repellenti. Da quello che vediamo invece, la Terra era un ambiente bellissimo. Gli esperimenti condotti ci dimostrano che hanno una passione per cose apparentemente futili, come piccoli oggetti di forma rettangolare con i quali interagiscono in modo bizzarro. Sicuramente un retaggio di qualche antico cerimoniale, forse un rituale di accoppiamento. Tutto ruota attorno a questo liquido magico che è in colore, in odore e in sapore. Nonostante per loro questo sia un elemento fondamentale, manifestano una autolesionistica attitudine al suo spreco. Ma direi che in generale provano un'attrazione fortissima per tutto ciò che è degrado, inquinamento e contaminazione. Il parco è molto grande e ogni tanto li perdiamo di vista e non rispondono nemmeno al loro richiamo. Per fortuna abbiamo imparato a seguirne le tracce. Erano tendenzialmente animali sociali, ma analizzando alcuni rarissimi reperti fossili è emerso che attorno all'anno 2020 manifestarono una tendenza a rimanere chiusi nelle loro abitazioni per lunghi periodi, probabilmente consci dell'arrivo della propria fine imminente. Un po' come la leggenda del cimitero degli elefanti in Africa, senza considerare però che non abbiamo la più pallida idea né di cosa sia l'Africa né tantomeno gli elefanti. Alcuni approfonditi studi su quelli che noi riteniamo essere i loro testi sacri ci hanno rivelato una vera e propria venerazione per strani e voluminosi mezzi alimentati a combustibile fossile, dannosissimi per l'ambiente. Pensate che sono talmente abituati a respirare emissioni che ogni tanto dobbiamo accendere dei falò per farli sentire a casa. Ma non si rendevano conto che stavano distruggendo il pianeta? Pare proprio di no. Non c'è nulla che ci faccia pensare a un tentativo di cambiare rotta per salvaguardare l'ecosistema. Ma non dobbiamo essere troppo duri con loro. Erano intelligenze limitate, primitive, mi verrebbe da dire. Noi ora abbiamo un altro migliaio di anni sulle spalle, l'esperienza e le conoscenze necessarie per non incorrere negli stessi errori. Queste cose alla nostra specie non potranno mai capitare. Questo ne sono assolutamente certo. Saremo pure dei primitivi, ma una carta d'identità su un sito sappiamo ancora metterla. Lo facciamo per tante facciamolo per una buona causa. Andate a firmare sul sito stopglobalwarming.eu. Aiutiamoci a salvare il pianeta.